Finita l'emergenza inizia la conta dei danni. In tarda serata, presso la sala riunioni dell'ufficio territoriale di governo, dove è stata costituita un'unità di crisi, il prefetto ha incontrato i massimi rappresentanti istituzionali dei comuni coinvolti dagli eccezionali eventi atmosferici di ieri, con ben 5 torrenti in piena. Il sindaco di Pargheria, Maria Luisa Brosio, già in mattinata aveva emesso un'ordinanza di sgombero per i residenti delle località Cannamele, Rione Aria, Provinciale Fitili Pargheria, Rione Frezza e Contrada Cervo, obbligando i residenti a trovare riparo presso case di amici e parenti. In serata ha poi chiesto lo stato di calamità naturale. Situazione analoga a Zambrone, dove il sindaco Pasquale Landro, a causa di guasti alla condotta dell'acqua potabile, ne ha ordinato il divieto d'uso, in attesa che la Sorical provveda a riparare i danni. Ma le cose non stanno meglio neanche nell'entroterra della provincia. A causa di una frana è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni di marcia la strada statale 182 delle Serre Calabre. Sul posto l'ANAS ha inviato una squadra di pronto intervento per la gestione della viabilità, deviata momentaneamente sulle direttrici provinciali. Come è chiusa il traffico è anche la strada che collega Pargheria a San Giovanni di Zambrone. Ma smottamenti e piccoli cedimenti si registrano anche a Polia, Acquaro, Dinami, Nicotera, Briatico e Cessaniti, dove è crollato un tratto della Pannacoli-Sancono. E cresce la preoccupazione in tutte quelle zone interessate dalle frane dello scorso febbraio, in particolare a Maierato, per la paura del riacutizzarsi di quei fenomeni. L'ANAS comunica, per chi dovesse obbligatoriamente mettersi alla guida del proprio mezzo, che tutte le informazioni utili sulla viabilità locale si possono trovare sul sito www.stradeanas.it o telefonando al numero pronto ANAS 841 148.